assolve Penati Filippo, Vimercati Giordano, Princiotto Antonino e Di Caterina Piero, perché il fatto non sussiste. Penati è stato assolto con tutti gli altri imputati. Penati era l'imputato di corruzione e finanziamento illecito dei partiti ed è stato assolto perché il fatto non sussiste. Per Penati la procura di Monza lo scorso luglio aveva chiesto una condanna a 4 anni di carcere. Aveva chiesto altre condanne per gli altri imputati. Sono stato vittima di una grande ingiustizia che è durata 4 anni e mezzo. Non ho mai pensato ad altro e non oggi gioisco di questo fatto. E sono davvero contento di quanto è avvenuto. È chiaro che sono estraneo al sistema Sesto. È chiaro che dopo la sentenza della Corte dei Conti sulla vicenda Serravalle non c'è nessun atto illecito, meno che lecito, che io abbia fatto rispetto alla vicenda della Serravalle. Esce pulita anche la mia immagine di amministratore, su cui ci tengo moltissimo. Nello stesso processo sono stati tutti assolti anche gli altri 9 imputati, perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato, sia con formula piena sia con la vecchia formula dubitativa. Penati nelle dichiarazioni ha detto che il sistema Sesto non esiste, ma la pensa in modo diverso il pubblico ministero, la dottoressa Franca Macchia, che ha sostenuto le accuse nel processo e ha dichiarato: non credo che si possa sostenere che il sistema Sesto non esiste. Il pubblico ministero si è riferito al fatto che gli imputati sono anche in parte stati assolti con la formula dubitativa e che il nucleo principale dell'indagine, quello relativo alle tangenti per le aree Falche e Marelli, dove c'erano numerose intercettazioni, numerosi testimoni e probabilmente molti fatti che sarebbero stati delle prove, è stato disfatto con la prescrizione per la legge Severin, cosa che secondo la procura ha reso più difficile il resto del processo. Il PM ha anche affermato che si riserverà di leggere le motivazioni dei giudici per poi valutare se impugnare o meno la sentenza.